Rappresenta il battesimo di Gesù, che in pratica si ripete il battesimo. Si ripete il battesimo, che con il battesimo si sono benedette le acque quel giorno e la natura stessa. Con queste parole molto semplici, il presidente della comunità greco-orientale di Trieste, Stelios Ritsos, spiega il significato intanto simbolico della cerimonia di stamani, che come sempre ha visto una nutrita partecipazione popolare. Dopo la celebrazione dell'Epifania, con la quale la comunità ricorda il battesimo di Gesù, un corteo ha raggiunto il Molo Audace. Da lì l'archimandrita Gregorio Miliaris ha lanciato in mare una croce a simboleggiare una volta di più il battesimo di Gesù, croce che è stata recuperata dal vicepresidente della comunità Teodoro Viscovic. Un rito che si ripete da anni e che assume un significato religioso certamente, ma anche laico. È il giorno che in eccellenza si è presentata la Santa Trinità in tutte le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono benedette le acque, ma è benedetta anche la natura, cioè oggi si purifica in pratica la natura con il battesimo e la benedizione delle acque. Così insomma una città come Trieste, che è una città del mare, è l'occasione per festeggiare questo giorno in modo molto sentito e molto festoso. La breve processione è stata accompagnata dalle musiche della tradizione greco-orientale eseguite dalla banda Refolo, che da una quindicina d'anni prende parte alla celebrazione.